Buon pomeriggio amici, spero che stiate tutti bene. Io sto facendo i biscottini allo strudel. Vedete qua? Li ho tagliati, guardateli come sono belli. Eccoli. Adesso vi do la ricetta e vi dico come li ho fatti. Allora, gli ingredienti sono 5, io ho messo 5 uova perché le mie uova erano piccole, una bustina di lievito, 350 g di zucchero, 200 g di strutto, perché io l'ho strutto, ma volendo si può mettere margarina, burro, olio, quello che uno preferisce, un cucchiaio di miele e farina 750 g, però poi ne vuole un po' perché io la vado a stendere col mattarello e quindi ne assorbe un altro pochino. Dentro ho messo, perché li ho fatti di due tipi, un tipo l'ho fatto con la marmellata di prugne e gocce d'oro, erano 400 g. E l'ho spalmata ben bene, gli ho messo della frutta secca, noci, mandorle e pinoli che ho tostato un pochino nel forno e poi ho frullato e l'ho messo ben bene e un pochino di cannella. Ho arrotolato, ho tagliato a pezzi, vedete? E ho passato prima la forchetta, poi l'uovo e ho cotto in forno. 10 minuti si cuociono in fretta. Le altre invece, l'altro tipo di biscotti l'ho fatto con la marmellata di mandarini. Stesso procedimento, allargato, ho messo la marmellata che era anche lei 400 grammi. È la mia marmellata, voi mi conoscete, sapete che io metto i prodotti che faccio io, sono i frutti del mio giardino, quindi io faccio io la marmellata. E poi dopo ho fatto lo stesso procedimento, la marmellata, la frutta secca che ho frullato, un pochino di cannella, rotolato. Passato con la forchetta per fare delle striature, non per altro, e poi ho messo le uova. Adesso le taglio in diagonale. Guardate come sono belli. Questo è il mandarino. Ho messo pure un pochino di cannella, hanno un profumo eccezionale. Adesso che faccio? Li taglio e poi li andrò a mettere un pochino in forno a farli ancora biscottare. E poi sono pronti da regalare. Da mettere nei contenitori così potete benissimo conservarli per un po' di tempo. Sono buoni, ottimi, eccezionali. C'è il miele che li rende favolosi. Io vi ringrazio, grazie per il tempo che mi avete dedicato. Un abbraccio, un bacio ad ognuno di voi. Alla prossima, grazie.